Ciao, 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 ciao. Oggi parliamo di un argomento anche interessante, che è la padella da tavola. Allora, vedo dappertutto, mi chiedono che padella utilizzare, qual è la padella migliore, qual è il paradita, parliamo del paradita. Io dico che le padellette, i paradita sono alla fine più o meno tutti uguali, quindi è una preferenza esclusivamente personale, come sentirmi le dita. Io ho visto vincere un campionato del mondo Hunter Field da un arciere che aveva la padelletta a scuola, quindi non è proprio la padelletta che fa fare la giusta prestazione, ma è la sua conformazione che deve essere personalizzata per avere il massimo, dare il massimo anche con questo dettaglio, per essere precisi nel tiro. Ma di una cosa non sono d'accordo, io ho le mie opinioni, condivisibili o meno, non sono d'accordo nel modo più assoluto, specialmente nell'arco nudo, a ritagliare la padelletta. Cioè, una volta che io l'acquisto, vedo che gente che la ritaglia, non si sa per quale motivo debba togliere del materiale dalla padelletta per adattarla alle proprie dita. La padelletta deve proteggere le dita, è nata per quello, perché le dita non si devono consumare, la padelletta si consuma, infatti la cambiamo abbastanza spesso, le dita devono rimanere integre. Quindi quando acquisto io, e cercherò di convincere anche voi, quando acquisto una padelletta, ecco ad esempio questa è una buona padelletta, X Archery, quando acquisto una padelletta la tengo grande, non tocco niente, io faccio così. Alle due la inserisco, ecco come vediamo questa è la padelletta. È logico, questa è una padelletta con una conformazione giusta per le mie dita, devono fuoriuscire di poco, l'indice non deve fuoriuscire, vedete l'indice non esce il medio e leggermente l'anulare. Questa è una buona conformazione. Io vedo gente che invece cosa fa? Ruota la padelletta e vede che ne avanza tantissimo e taglia tutto questo pezzo. Male, secondo me, molto ma molto male. Questa è la padelletta ideale, e la grandezza ideale per la mia mano, così. Non taglierò mai questo pezzo, ok? I miei punti non diminuiscono e soprattutto i miei punti non aumentano se io taglio la padelletta qua, anzi aumentano solo le piaghe sulle mie dita, ok? Quindi la vediamola brevemente, prendo la mia freccia. Faccio il mio string, quello che è giusto che sia, faccio il mio string e poi ecco, vado in ancoraggio e rilascio la mia freccia. L'unica cosa che potrebbe darvi fastidio è che una volta arrivati in ancoraggio, quest'ultimo pezzo potrebbe toccarvi. Allora sì, vi autorizzo a togliere un pezzettino, che è quello che una volta in ancoraggio potrebbe toccarvi e infastidirvi. È l'unica soluzione. Ok? Lo rivediamo. Vediamolo anche da questa parte. Vedete che una volta che io prendo, vedete che sembra grande, ma non è grande, ve lo assicuro. La prendo, vado in ancoraggio e rilascio la mia freccia tranquillamente.
Ok? Quindi per piacere non tagliate la patelletta. Ve ne faccio vedere un'altra che anche adopero, che adopero sull'arco tradizionale, dove è vietato nell'arco tradizionale, vi ricordo, è vietato avere una placca in metallo. Quindi nell'arco tradizionale è vietato avere una placca in metallo, ma possiamo solo utilizzare una patelletta tutta di cuoio, come questa. Questa è la patelletta amico di che fa il buon Spigarelli, che va molto bene. Questo è il modello large. Vedete che furbescamente ha già ritagliato questo pezzo in modo tale che io nella la mia conformazione è già perfetta, non devo assolutamente fare niente. La inserisco, come vedete anche questa padelletta praticamente l'indice fuoriesce di pochissimo, medio e anulare. Quindi lo vediamo anche da questa parte. Non ho tagliato niente, ecco, faccio il mio string, ancoraggio, nessun fastidio e rilascio. Vediamolo anche da questa parte. Ancora faccio il mio string, rilassamento del polso, rilassamento delle dita e rilascio. Ok? Non tagliate le patellette, poverine, non tagliatele. Lasciate più cuoio possibile. Non dà fastidio alla freccia, ma dà tanto fastidio alle vostre dita. Ok? Grazie, alla prossima.